Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La parola che è venuta questa mattina in preghiera per il rito di purificazione è di Pietro, prima lettera, capitolo terzo. Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio delle tribolazioni che si accende in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualche cosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite così provati, perché questo è il segno di appartenere a Cristo Signore ed è il segno della gloria futura. Queste parole di San Pietro ci vogliono esortare a non abbatterci nelle prove. Tante volte noi diciamo: io sono buono, io osservo la legge di Dio, sono una persona onesta, eppure tutte queste tribolazioni, tutte queste prove, io non me le merito. Che male ho fatto, che peccato ho fatto. È tutto il contrario, dice Pietro. E cioè, carissimi, quando vengono le prove, le persecuzioni, le malattie, le tribolazioni, le sofferenze di ogni genere, non dovete sorprendervi, quasicché vi succeda qualche cosa di strano. Perché questo è il segno della vostra partecipazione alla sofferenza di Cristo. Ed è il segno, certo, della gloria futura. Perché come siamo partecipi della sua sofferenza, così saremo partecipi della sua gloria. Cioè non deve essere né motivo di sorpresa, né motivo di scoraggiamento, ma motivo di gioia, di speranza, motivo per cui noi certi della gloria futura abbracciamo quella croce, perché in quella croce è la nostra redenzione e attraverso quella croce noi parteciperemo della felicità eterna. Questo ci dice San Pietro. Ce lo ripete Paolo, ma questa mattina la parola che è venuta è proprio questa di Pietro, dove l'accento è posto: non sorprendetevi, qualche cosa di strano che vi accade in queste sofferenze, non è niente di strano, è scontato che avvengono le sofferenze, le tribolazioni, per chi crede in Cristo e cammina in Cristo verso la gloria. Il guaio sarebbe invece quando non ci fossero tribolazioni, perché mancherebbero i segni della nostra partecipazione al mistero pasquale, al mistero di Cristo, mancherebbero i segni, mancherebbe quasi la speranza della gloria futura. Questo è vivere secondo la fede, e che fede ne abbiamo poca. E quando vengono le tribolazioni ci lamentiamo, anzi ce la prendiamo con Dio, il quale proprio per renderci partecipi della gloria di Cristo, Signore, ci immette nella sua tribolazione, nelle sue sofferenze, nella sua croce. E allora che dobbiamo fare? Non dobbiamo chiedere più niente al Signore quando
Cadiamo nella tribolazione? No. Dobbiamo chiedere il sostegno di Lui. E dobbiamo chiedere che la tribolazione sia mitigata, che la malattia sia superata, che quella prova sia alleviata, sia tolta anche, però dobbiamo sempre sottomettere la nostra volontà a quella di Dio e baciare quella mano che ci percuote. Continua ancora San Pietro a dirci: se il giusto a stento si salverà, chi ne sarà dei peccatori? Il giudizio già incomincia dalla casa di Dio. Noi siamo la casa di Dio. E se il Signore ci purifica, lasciamoci purificare dal Signore. È una parola dura, ma è una parola di fede. Può darsi che sia una parola di non consolazione, ma è una parola di fede che alla fine deve mutarsi in consolazione. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati coloro che sono perseguitati, perché di questi è il regno dei cieli. È in questa fede che noi dobbiamo vivere, da veri cristiani, da cristiani maturi. Ed è per questo che chiediamo al Signore questa mattina la purificazione della nostra fede, perché non sia una fede poggiata su convenienze umane, non sia poggiata su elementi fragili, ma sia poggiata sulla parola di Dio, sulla promessa fatta da Dio, una fede che matura nella speranza ed esplode nella carità. Sì, o Signore Gesù, ti chiediamo questa mattina la purificazione del nostro intelletto, perché accetti la tua parola, la purificazione della nostra fede, perché crede ciecamente alla tua parola, la purificazione della nostra volontà, perché accetti quello che tu dici, perché quello che tu dici è per il nostro bene. E allora, fratelli e sorelle, con questo pensiero procediamo al rito della purificazione, chiedendo che l'acqua lustrale che noi benediciamo sia come luce per la nostra mente, purificazione del nostro cuore, di tutti gli attaccamenti alle cose terrene e disposizione ad accettare tutte quelle prove che il Signore vorrà mandarci. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con un cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. E sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire la sorgente dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore.
lo spirito che dalle acque del battesimo si fa riemergere come primizia dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore. In questo giorno a te consacrato, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il glorioso ricordo della grazia del Santo Battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Sorga in noi, o Dio onnipotente, lo splendore della tua gloria, Cristo tuo unico Figlio. La sua venuta vinca le tenebre del male e ci riveli al mondo come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Pacide. In quei giorni sorse Elia, profeta, simile al fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire sugli israeliti la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così 3 volte il fuoco. Come ti rendesti famoso, Elia, con i prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Fosti assunto in un turbine di fuoco, su di un carro di cavalli di fuoco, designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti videro e che si sono addormentati nell'amore, perché anche noi certamente vivremo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nel discendere dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché i scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista. Parola del Signore. La liturgia ci mette davanti la figura maestosa di Elia. Nell'elogio del libro di Siracide,
è presentata questa gigantesca figura del profeta. E nel Vangelo Gesù ci presenta Giovanni, in cui si ripete lo spirito di Elia e che compie la stessa missione di Elia e subisce le stesse conseguenze di Elia a causa della sua missione. E Gesù conclude: così anche sarà per il figlio dell'uomo, perché se questo avviene per Elia, avviene per Giovanni, tanto più avverrà per colui che ha mandato Elia, ha mandato Giovanni, perché il regno dei cieli patisce violenza e perché gli uomini resistono alla grazia e percuotono coloro che portano la vita. Elia, questa grande figura che domina nel Vecchio Testamento e che ritroviamo come rappresentante di tutti i profeti sul Tabor. Ricordate questa pioggia, è come la pioggia che Elia provocò dopo 3 anni e mezzo di siccità, una pioggia abbondantissima che dissetò la terra di Arsa. Era stato lui a chiudere i cieli e fu lui a riaprire i cieli e la pioggia si abbatté. Proprio questa pioggia ci ricorda uno dei momenti più salienti della vita del grande profeta. Elia, il grande profeta, investito dallo Spirito di Dio, non era un uomo diverso dagli altri come uomo, era uno di noi, ce lo dice del resto San Giacomo, e la scrittura non mentisce, era come uno di noi. Ma quando come uno di noi è preso dallo Spirito con tale potenza, diventa Elia, diventa Giovanni, perché lo Spirito del Signore che fa Elia, che fa di quest'uomo un grande profeta. Per cui quando domandano a Gesù se Elia è venuto o deve ancora venire, Gesù risponde: sì, Elia verrà, ma Elia già è venuto, perché si è manifestato in Giovanni. Non che Elia si è manifestato in Giovanni, perché non c'è reincarnazione, ma è lo Spirito che abitò Elia e fece di Elia questo grande profeta, e questo medesimo Spirito che abita in Giovanni e fa di Giovanni il grande profeta. E questo Spirito che inabiterà Gesù e lo condurrà per la sua missione fino alla morte di croce, tutto è attribuito allo Spirito. Elia, Giovanni, Gesù operano nello Spirito. Dobbiamo chiedere al Signore che il medesimo Spirito che mosse Elia, che mosse Giovanni, che abitò in Cristo, scenda su di noi, perché anche noi partecipiamo dell'azione di Elia
di Giovanni e di Cristo. Lo Spirito del Signore fa amici di Dio e profeti. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio e siamo tutti profeti, però la nostra profezia debole non è incisiva ed è per questo che la nostra missione è molto fragile qui sulla terra, non produce quei frutti che dovrebbe produrre, non incide nella nostra vita che non è quella di Elia o quella di Giovanni o quella di Gesù, non incide sulla nostra missione che non è quella di Elia o di Giovanni o di Gesù. Ma tutti abbiamo ricevuto lo Spirito che cambiasse questa nostra vita, a noi il rinnovamento dello Spirito. Questa parola è rivolta in maniera particolare. Siamo cristiani come gli altri, però il nostro movimento è un movimento profetico. Sì, tutti i movimenti della Chiesa hanno una medesima radice, lo Spirito Santo, però il nostro movimento ha questa peculiarità che è un movimento profetico. Lo Spirito scende su noi, rinnovando il battesimo, rinnova in noi la missione battesimale, ci colma di carismi, di forza nuova, perché noi viviamo secondo il Vangelo e non siamo così con la vita, il Regno di Dio, perché noi parliamo nella forza dello Spirito e diciamo ciò che è bene, ciò che è male, cioè denunziamo il male del peccato in questo mondo e annunziamo la verità. Tutti allora dovremmo essere così come Elia, come Giovanni, e a questo noi siamo chiamati, fratelli del rinnovamento nello Spirito, ad essere Elia, ad essere Giovanni, sia pure in miniatura, ma essere Elia, essere Giovanni, e non dobbiamo sorprenderci. Come dice Pietro nella sua lettera, quando la persecuzione ci sorprende a causa della nostra missione, beati i perseguitati, hanno perseguitato i profeti prima di voi e voi avete la stessa sorte dei profeti e per questo dovete godere. Noi non siamo perseguitati dal mondo. Segno che la nostra vita non è adeguata al Vangelo se non siamo perseguitati. Segno questo che le parole di Cristo non si avverano in noi, il mondo vi odierà. Se noi non siamo odiati, se noi non siamo perseguitati, non abbiamo i segni di essere Elia, di essere Giovanni, di appartenere a Cristo, di annunziare il Vangelo, perché coloro che annunciano il Vangelo con la vita e con la parola subiscono la stessa sorte dei profeti, di Elia, di Giovanni, di Cristo Signore, il grande profeta. Dobbiamo meditare su questo, noi che cerchiamo di vivere in questo mondo così alla maniera umana, dimentichi della parola di Cristo, che non possiamo adeguarci alla vita del mondo, noi che veniamo sempre a compromessi, noi che abbiamo ricevuto lo Spirito, ma non lasciamo operare lo Spirito, noi che abbiamo ricevuto
una vita nuova e lasciamo che questa vita nuova non si sviluppi. Chi è posseduto dallo Spirito vive secondo lo Spirito, rinnova la propria vita, diventa un altro e il suo volto, la sua parola diventano incisive. Noi abbiamo perduto l'incisività cristiana, non cambiamo i costumi degli altri, non incidiamo sulla vita del mondo, abbiamo perduto il mordente perché non lasciamo operare lo Spirito che operava in Elia, operava in Giovanni, operava in Gesù. E lo ridichiamo che il Signore oggi ci fa e ad essere Elia, ad essere Giovanni. Nella vita, nella parola. Guardate, Elia subisce le persecuzioni di Acab e di Gesavele perché predica la verità. È costretto a fuggire e l'angelo lo consola, la sotto il ginepro, quando egli chiede di morire perché è stanco. E gli dà il pane, gli dà l'acqua e in forza di quel pane egli cammina per 40 giorni fino all'ora, alla cima, dove si incontra con Dio. Figura del cristiano che fugge dal mondo, perseguitato dal mondo per la sua vita e per la sua parola, ma forza del pane della parola di Dio, forza del pane dell'Eucaristia, può compiere il viaggio di 40 giorni fino all'ora dove si incontrerà con Dio. O come Giovanni è novell'Elia, cioè dice Gesù, perché ha lo spirito di Elia. Negli ultimi tempi verrà Elia, non sappiamo se verrà lui in persona o un altro personaggio che ha lo spirito di Elia, perché ciò che conta è lo spirito. L'uomo non conta nulla. È lo spirito che anima, e chi è posseduto dallo spirito non sa di dove viene e dove va, perché è lo spirito che lo aziona, lo porta avanti, mette la parola di Dio sulla sua bocca, mette il fuoco nel suo petto, mette la vita e mette anche la preghiera. C'è un bellissimo testo di Giacomo, proprio quando si parla della preghiera, e lì è il grande intercessore, tra gli intercessori del Vecchio Testamento. Chiude i cieli, apri i cieli, figuratevi, quale potere gli dà il Signore. Non che lui, come uomo, abbia avuto il potere di chiudere i cieli, di aprire i cieli, ma lo Spirito del Signore che abita in lui chiude i cieli ed apre i cieli. E dice appunto Giacomo di pregare con fede. Elia era comune di voi. Ma egli pregò con fede e ottenne, così anche voi potete ottenere se pregherete con fede. Ma di fede ne abbiamo poca. Cioè lo Spirito Santo agisce così debolmente in noi che non risveglia la fede, non risveglia la speranza, non risveglia la carità. Perché lo Spirito Santo, che è la vita, ed è Lui che risveglia in noi
i doni battesimali, risveglia e ingigantisce la fede, potenzia la speranza e la carità. E quando noi preghiamo nello Spirito Santo e preghiamo con fede, possiamo ottenere tutto, ma la nostra fede è subatomica, cioè non è quanto il granellino di sabbia, perché se fosse come il granellino di senapa, questa fede potrebbe spostare le montagne, lo dice Gesù, e noi ci crediamo. Chiediamo allora al Signore la fede, oggi, la fede di Elia, cioè lo spirito di profezia di Elia. Chiediamo una vita nuova, perché la fede vera rinnova la vita, la fede vera ci rinnova, ci mette in un'altra dimensione. Chiediamo al Signore che questa fede che rinnova la vita ci porti ad annunziare il Vangelo, ad annunziare la parola di Dio, a ripresentare Gesù al mondo, quel Gesù che dovremmo tutti ripresentare nello spirito di profezia, con la nostra vita e col nostro parlare, perché il mondo crede che il Padre ha mandato il suo Figlio, perché il mondo crede che questo Figlio è venuto ed abita in mezzo a noi ed è il vivente. Chiediamo al Signore questa fede perché possiamo pregare con lo spirito di Elia, con lo spirito di Giovanni, con lo spirito di Gesù. Padre, io so che sempre tu mi ascolti. Noi crediamo di non essere ascoltati da Dio. Ed è perché non chiediamo o non preghiamo nello Spirito. Perché lo Spirito, che conosce le profondità di Dio, tutto tiene. Chiediamo al Signore di avere lo Spirito di Elia, lo spirito di Giovanni, per essere veri cristiani, e noi soprattutto, appartenenti al rinnovamento dello spirito, svegliamoci, non ci adagiamo, non siamo schiavi delle strutture che comprimono lo spirito, ma siamo trasgressivi, cioè saltare il fossato e andare, camminare, condotti dallo Spirito, per dire agli uomini che la salvezza viene da Gesù, unico Salvatore del mondo, e che non c'è altra via data agli uomini per cui possono gli uomini salvarsi. Noi nel rinnovamento dello Spirito abbiamo perduto il mordente. Chiediamo lo spirito di Elia, lo spirito di Giovanni, chiediamo lo Spirito Santo che ci prenda, ci faccia agire, ci faccia parlare, o se tutti noi, o 10 di noi, avessero lo Spirito Santo in pienezza, come sarebbe diversa la società, 12 apostoli incendiarono il mondo. Noi non incendiamo niente. Noi camminiamo nel mondo come gli altri, quasi che non avessimo ricevuto lo Spirito. Noi del rinnovamento ci stiamo adagiando, ma noi siamo un movimento profetico, ricordiamolo, noi tutti siamo profeti, lo spirito di profezia ricevuto nel battesimo, come cristiani siamo battezzati, deve risvegliarsi noi, e dobbiamo nello spirito di profezia anche noi,
compiere la nostra missione, guardando Elia, guardando Giovanni e aspettandoci di subire persecuzioni come Elia, come Giovanni, come Gesù. Amen. Parliamo a Dio, parliamo a Dio, cantando lui. Soltanto Dio comprenderà, come dice Paolo, quello che noi diremo, ma il nostro cuore si è elevato a Dio. Parliamo a Dio, nostro Signore. Liberarci dalla paura di essere cristiani, di apparire come cristiani. Ti chiediamo, Signore, di liberarci dalla paura di soffrire a causa del nostro vivere cristiano, a causa della testimonianza che noi dobbiamo dare a Te con la nostra vita. Ti chiediamo, Signore, la liberazione dalla paura di essere diversi dagli altri, di non adattarci agli altri e di essere criticati o emarginati. Ti chiediamo, Signore, la liberazione di questa paura che è deleteria, che abbassa il nostro tenore di vita e che ci oscura il volto davanti a Te. Chi si vergognerà di me davanti agli uomini, di lui io mi vergognerò davanti al Padre mio. Liberaci, oh Signore, dalla paura di perdere la vita a causa del Vangelo, perché Tu hai detto: chi perderà la sua vita per me la troverà. Signore, da queste molte paure che sono deleterie per il nostro vivere cristiano, liberaci, oh Signore. Signore, ti chiediamo di accettare con fede tutte le prove della vita, perché sono le prove del Tuo amore e i segni della gloria che già noi pregustiamo nel giorno futuro. Ma che noi guardiamo con occhi di fede a queste prove
e non ci abbattiamo. Ma siccome, Signore, noi siamo deboli, poveri, ti chiediamo di avere pietà di noi, di alleviare queste prove, e ti chiediamo di sostenerci in queste prove che noi subiamo a causa del Vangelo, oppure a causa dei nostri peccati, per la redenzione nostra e dei nostri fratelli. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. O Signore, ti presentiamo tutte le nostre malattie spirituali, tutte le malattie psicologiche, le paure, i turbamenti, le inibizioni, gli complessi che tormentano la nostra vita, perché tu voglia risanarci. Ti presentiamo, Signore, tutte le nostre ferite e tutte le nostre malattie che tormentano il corpo. Sono i segni, sì, della tua presenza in noi, della tua sofferenza in noi, ma fa, Signore, che noi comprendiamo questo mistero. E fa, Signore, che noi portiamo questo peso con gioia. Ma abbi pietà, Signore, della nostra debolezza. Allevia la nostra croce. E liberaci anche da tutte le malattie. Da tutte le malattie. Che tormentano il corpo, che tormentano noi, che tormentano i nostri familiari, i nostri conoscenti, i nostri amici. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ci libererà insieme. Osanna, Osanna, Osanna.